Times Square, ecco da dove partire per trovare Otto. Allerta, degli evasi hanno dirottato un autobus di linea. Alla caserma dei pompieri nel West Side. Come va, MJ? Tutto bene? Sì, tutto ok. Stavo giusto esaminando i registri della Oscorp. So che non c'entra, ma ricordi quando siamo andati con Harry a Staten Island? Per assaggiare la miglior pizza della città? Sì, 10 ore di odissea per un pezzo di carbone con formaggio freddo. Come dimenticarlo? Mentre scorrevo i documenti della Oscorp, mi è tornato alla mente quel giorno. Harry non vedeva l'ora di prendere il traghetto. Ho pensato a quanto era semplice la nostra vita al tempo. Niente lavoro, nessun supercriminale. Potevamo perdere ore dietro una pizza improponibile. Mentre oggi ogni minuto libero sembra la fine del mondo. Già, è dura essere adulti. Ma forse quello che facciamo permette ai ragazzini di oggi di vivere le loro avventure a Staten Island. E senza troppi rischi. È il cerchio della vita. Il cerchio della schifo pizza. Ma forse hai ragione. Messa così non è male. Grazie, Pete. Spider, sei qui per aiutarci? Mi sembravate in difficoltà. Non immagini quanto. Mai visto niente di simile a questo respiro del diavolo. La scientifica sta impazzendo. Secondo i TG è qui che Otto ha rilasciato il respiro del diavolo. Se solo avesse lasciato una traccia. C'è del residuo su questo segnale. Forse posso isolarlo. Una sequenza con adenosina e tiamina. Promettente. CPF-1 modificata dalla Oscorp. È il respiro del diavolo. Devo solo seguire il vettore di dispersione. La traccia segue varie direzioni. Devo trovare quella giusta. Fino a quando resterà chiuso? Sopravvivi. La traccia conduce a quell'edificio. Devo salire!
La traccia conduce a quei condotti. Che ci faceva Otto qui? Deve esserci una porta o un qualsiasi altro accesso. Che atmosfera tetra. Ci sarà un modo per accendere le luci? Luce fu. Wow. Questa era la base operativa di Otto. Il caos dell'evasione di massa avrebbe garantito una copertura perfetta. Buon vecchio Rhino, il mio secondo russo preferito. Otto ha registrato dei messaggi per i suoi complici. Alexi, ho seguito la tua carriera con estremo interesse. Il mondo ti considera uno sciocco privo di intelletto, ma io vedo in te un guerriero con l'animo da poeta. So quanto desideri liberarti del costume che ti imprigiona. Aiutami a raggiungere il mio obiettivo e avrai finalmente la libertà. Mac Gargan, alias Scorpion, alias Pazzoidon de Pazzoidoni. Non mi accade spesso di doverlo ammettere, Gargan, ma affrancarti dei tuoi debiti di gioco è stata una sfida più impegnativa del previsto. I tuoi creditori sono individui piuttosto esigenti. Completato il lavoro alle riserve, tuttavia, le tue ambasce finanziarie saranno risolte. Otto Octavius sa essere molto persuasivo. E questa cos'è? Otto deve aver usato questa mappa, ma non vedo note. Ci sarà qualcosa che mi sfugge. Una lampada UV. Ah, non succede niente. Devo accendere quella lampada. Electro. Letteralmente un cavo scoperto. L'aspirazione di Electro è tramutarsi in energia pura. E attraverso le modifiche di Doc al suo costume si è avvicinato all'obiettivo. Max, la prima volta che hai voluto confidarmi il tuo sogno ho pensato che fossi pazzo. Energia pura.
Esaminando meglio il problema, tuttavia, ho scoperto un metodo attraverso il quale entrambi potremmo soddisfare le nostre ambizioni. Conclusa la missione, ti assicuro, diventerai energia pura. O qualcosa di molto simile. Contatto. Annotazioni nascoste. Otto ha inviato i criminali a distruggere diverse proprietà Oscorp in città. Vuole abbattere l'impero di Norman un pezzo alla volta. Il caro Voltur. Quante volte ci siamo scontrati io e lui? Adrian, quale perfida ironia che le tue magnifiche ali siano state la causa del tuo deterioramento fisico. Per fortuna, ora sei al mio servizio. Conclusa l'operazione, il trattamento che ho sviluppato curerà il tuo male. Non è ancora giunto il momento di abbandonare le tue spoglie mortali. La fonte energetica delle ali di Voltur gli ha causato una neoplasia spinale, ma Otto sta sviluppando una cura sperimentale. Martin Lee. Non mi capacito sia la stessa persona conosciuta al Fist. Oh, Martin. Quando ho scoperto che eri tu il responsabile degli attacchi a Osborn, ho provato una sorta di attonita tristezza. Poi, con l'evolversi degli eventi, ho iniziato a provare rispetto. Hai attuato con coraggio quanto io avevo solo sognato, Martin, senza mai esitare. Mi onora poter percorrere al tuo fianco questo cammino verso il trionfo della giustizia. A quanto pare, Otto e Lee hanno un passato in comune. Da quanto tempo si conoscono?
Otto è mosso dalla rabbia. L'interfaccia neurale non fa che esacerbarla, ma il suo odio è sincero. Distruggerebbe l'intera città per ferire Norman. Otto era a caccia di vulnerabilità nelle tecnologie Sable. Norman. Il suo volto mi perseguita. A Oscorp ha esteso i propri tentacoli in ogni settore della città. Energia, comunicazioni, sicurezza. Norman ha reso la sua compagnia indispensabile eppure fragile. Se dovesse verificarsi una catastrofe, se alcuni punti nevralgici venissero indeboliti, crollerebbe come un castello di carte e Norman mostrerebbe il suo vero volto, quello di una sanguisuga. Sì, poche mosse e sarebbe rovinato per sempre. Quanti uomini servirebbero? Beh, vediamo le fasi. Primo, una qualunque catastrofe, un tornado, un terremoto, oppure un'epidemia. Secondo, una serie di attacchi alla rete elettrica e ai centri d'emergenza Oscorp per sprofondare la città nel caos e mostrare a tutti il vero Norman. Servirebbero solo un manipolo di uomini, non più di sei. I Sinister Six. Martin è stato arrestato. Per la gioia di Norman, che ora si sente al sicuro. Povero illuso. Ha appena messo nello stesso cesto tutte le uova marce. Ora che Martin è nel Raft, insieme a Scorpion, Rhino, Voltor ed Electro, sarà sufficiente un calcio per far rotolare quelle uova dalla collina. In direzione della Oscorp e di Norman. Sì, appena un calcio. È ora di allacciare gli stivali e scalare quella collina. Questa è la mia ultima registrazione. Peter, se mi stai ascoltando, sappi che ho fatto ciò che ritenevo giusto. Ti sembrerà una soluzione estrema. Ma con Norman le mezze misure sono inutili. Tra tutti i rischi derivanti dalla mia decisione, perdere la tua amicizia sarebbe il dolore più grande. Spero di rivederti e che il nostro prossimo incontro non sia da rivali.
Otto ha sviluppato un agente corrosivo per liberare Rhino dal suo costume. Un'agenzia governativa ci aveva provato per anni. A Otto è servito solo qualche giorno. Scorpion sta aiutando Otto in cambio di un nuovo inizio. Un aiuto a ripulirsi la fedina penale e i debiti di gioco. Lì sta cercando l'antidoto per il respiro del diavolo, usando questo Icarus. L'ultima fase dell'operazione prevede un assalto frontale alla Oscorp e allo stesso Norman. Rhino deve occuparsi delle risorse Oscorp sulla costa, ma qual è il primo bersaglio? E perché? Scorpion intende avvelenare le riserve idriche cittadine, anch'esse proprietà Oscorp. Cosa ci fa a Vulture a Times Square? Devo tenere gli occhi aperti. Electro saboterà le centrali elettriche, ovviamente. Devo scoprire la natura di questo Icarus. Deve esserci qualche indizio qui. Icarus, trovato. Ciao, Spider-Man. Ti prego, lascia che mi presenti. Io sono... Otto Octavius. Icarus non esiste, vero? No. Martin non ha bisogno d'aiuto con l'antidoto. Icarus era una scusa per attirarti in posizione. Cosa significa?